Noi ci siamo visti prima per l'intervista. Allora, parli un attimo di se stessa, così ci dice al pubblico qual è la sua attività, qual è il suo impegno di medico. E innanzitutto ringrazio tutti quanti, la commissione, per avermi dedicato questo premio, sono onorata. Non me lo aspettavo in realtà, e lo vorrei dedicare, non credo di meritarmelo, più di tutti i miei colleghi operatori che sono in giro per il mondo, e quelli che non ci sono più purtroppo, e alle famiglie nostre. Per loro è molto più difficile stare a casa e aspettare che torniamo sani e salvi, però ci sostengono. Ringrazio la mia famiglia e il mio maestro, il dottor Giannino Busato, che mi ha introdotto in questo mondo con i Medici con l'Africa QAM, con cui ho iniziato, e poi con i Medici Senza Frontiere. Io, per esprimere un po', per farvi conoscere il mondo in cui lavoriamo, avevo scritto un articolo il giorno che l'ospedale di Kunduz, dove lavoravo, è stato bombardato dagli americani. E il giorno che è stato bombardato ho scritto un articolo, perché ero tornata una settimana prima, e alla notizia della distruzione di tutto quello che avevo vissuto, di tutti i miei pazienti e i miei colleghi, ho scritto questo articolo, che poi è stato pubblicato sul sito dei Medici Senza Frontiere e sul Corriere di Puglia e Lucania, e lo vorrei leggere anche a voi se posso. Si intitola Il mio cuore a Kunduz e vi spiega un po' le nostre sensazioni sul campo. Ho passato questi ultimi 3 mesi nel trauma center di Kunduz, una cittadina strategica nel nord dell'Afghanistan, teatro di violenti scontri militari. Qui le vittime di guerra per incidenti stradali e di violenza di strada sono all'ordine del giorno. Centinaia di pazienti, di cui moltissimi sono bambini, vengono curati ogni giorno nel nostro ospedale, che adesso non c'è più. L'imparzialità, l'umanità, l'assenza di pregiudizio e la professionalità sono la base del nostro soccorso. Ho lavorato fianco a fianco con personale afghano e internazionale, persone eccezionali, dedite al lavoro e alla loro gente. Come d'obbligo per ogni medico, ogni paziente che arrivava veniva curato, indipendentemente dall'etnia, credo religioso o politico. Chiunque avesse bisogno di un aiuto veniva assistito. Nessuno di noi si ergeva a giudice, facevamo semplicemente il nostro lavoro. Le difficoltà erano tante: la difficile e instabile situazione politica, la povertà della gente, le continue emergenze che mettevano a dura prova il fisico e l'animo di ognuno di noi. Ma questo non fermava nessuno, anzi ci spingeva a fare sempre meglio. Essere medici in queste situazioni significa mettere continuamente alla prova se stessi, sia fisicamente che moralmente. Lavoravamo continuamente, H24, 7 giorni su 7. Ci confrontavamo con le continue difficoltà di quella gente, oramai stremata. Siamo medici, ma anche persone che hanno deciso di essere sul campo per aiutare le popolazioni più bisognose in difficoltà. Questo mette l'animo a dura prova. Il confronto con la cultura del posto e le estreme difficoltà che devono affrontare spesso mi ha fatto riflettere. Spesso chiacchieravo con i miei colleghi afghani e mi piaceva sapere delle loro usanze e tradizioni, del loro punto di vista, dei loro credi. Ho ascoltato i loro racconti, che a volte si trasformavano in grida di aiuto, ma che rimanevano soffocati. Nessuno può aiutarli, si sentono prigionieri di una realtà da cui non c'è uscita. Molti dei miei colleghi avevano meno di 30 anni. Sono nati con la guerra e non hanno mai potuto lasciare il paese. Non hanno mai visto e vissuto la pace. Erano affranti per questo ed era il loro più grande sogno, la pace. Ogni volta che parlavo con loro il mio cuore piangeva in silenzio. Oggi, dopo questa immensa tragedia che pone un interrogativo enorme su dove la disumanità si stia dirigendo, voglio dedicare un pensiero speciale ai nostri pazienti bruciati vivi nei letti, ai miei colleghi eccezionali, medici, infermieri e ausiliari, alle loro famiglie. Grazie per il vostro impegno. Un pensiero speciale al dottor Satar, sempre pronto a risolvere ogni problema, al dottor Osmani, persona dal cuore d'oro ed eccezionale medico rianimatore. Siete morti per quello che eravate, eroi. Grazie, io naturalmente posso cogliere la grande emozione di questa giovane donna, naturalmente, che è un medico, e prima quando l'ho intervistata ho detto noi ci interessiamo di arte e anche di Alzheimer, perché abbiamo un'associazione dell'Alzheimer, però ci fa piacere dal punto di vista estetico che una bella ragazza come lei rappresenti l'italianità nel mondo, e quindi la bellezza, l'eleganza e la profondità di quegli occhi, che ha tutte le parole che ha pronunciato, indipendentemente dalla posizione politica, sanno di purezza. Grazie.